Perfetto, è quello per cui ci siamo trovati l'altra sera. E non basta che esca qualcuno e entri qualcun altro. Cioè, non vorrei che tutto questo fosse... avesse come unico esito il cambio di maggioranza all'interno del CSM. Esce qualcuno e entra qualcun altro. Bisogna cambiare completamente i criteri di elezione, ma anche i criteri di rappresentanza, la logica delle correnti, i poteri di nomina, di suggerimento, di raccomandazione. Va cambiato tutto. Va cambiato tutto, non qualche persona. Va cambiato tutto. Lei pensa che sia necessaria una riforma della Banca d'Italia? Certo. C'è già una proposta della Lega. All'appoggio del governo? All'appoggio del governo? Io rispetto al lavoro del Parlamento, al mio appoggio sicuramente. Presidente, l'altro ieri è stato colpito deliberatamente una struttura della compagnia petrolifera in Libia, Est di Tripoli, che è partecipata dall'Eni e dalla compagnia nazionale libica del governo riconosciuto. Che, come dobbiamo interpretare questa cosa? Stiamo seguendo la situazione in Libia, non fatemi aggiungere di più. Senta, avuto... una manovra correttiva, che... Non c'è nessuna manovra correttiva. Almeno 10 miliardi. 10 miliardi al ribasso, 15 ci sono, i soldi ci sono, basta volerli usare. Non permetteremo che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del paese, questo è sicuro. Il condono potrebbe essere una strada. È una parte del tutto, ma non è sicuramente la parte centrale. La dichiarazione integrativa che voi volevate già far entrare. È una parte del tutto, ma non è sicuramente la parte centrale. Senta, grazie. Rispetto a questo incontro con la Carfagna, diciamo, avete avuto modo di parlare adesso durante la cerimonia? No, ho fatto i complimenti e le ho augurato buon lavoro.